Atti vandalici a Villa Amedeo, luogo storico della città. La denuncia arriva dal consigliere comunale Aiello. Sì, bene, questa, le ha detto bene, è memoria storica di ogni nisseno. Gli atti vandalici continuano a ripetersi, sono anni e anni che segnalo all'amministrazione comunale questa problematica, che sanno tutti, ho chiesto di intervenire in via precauzionale. Purtroppo però tutto rimane invariato e gli atti vandalici continuano a verificarsi puntualmente. Cosa si è verificato negli ultimi giorni? Hanno rotto una fontana, dei giochi, le solite cose, atti vandalici che vanno a distruggere questa bellissima villa. Il comune interviene puntualmente a ripristinare, ma sono soldi buttati. Fino a quando non si interviene in via precauzionale, con dei suggerimenti che io ho già dato, come mettere una videosorveglianza, una vigilanza diurna, perché solo il custode, quando c'è, perché non c'è sempre, non basta, occorre anche la notte tutelare questa bellissima realtà storica. Ma da dove arrivano? Questo non lo so, bisognerebbe dirlo alle forze dell'ordine, in primis anche alla polizia municipale, quindi il comune dovrebbe attivarsi per impedire tali atti che poi vanno a incidere anche sul bilancio comunale, perché per esempio questa mattina il comune sta ripristinando ciò che è stato rotto, ma ripeto, sono dei soldi buttati, perché magari poi stanotte di nuovo entreranno, perché si verificano principalmente la notte. Questa villa è terra di conquista, chiunque può entrare qua. Una volta a me è successo di notte di entrare perché i cancelli erano lasciati aperti. È una situazione che si ripete puntualmente e il comune è responsabile di quanto avviene qua. Ci sono delle proposte che riguardano anche associazioni? Sì, io ho fatto delle proposte. Andando per la vigilanza diurna si potrebbero utilizzare delle associazioni che verrebbero qui a fare delle ronde. Il termine ronda non deve preoccupare, è una vigilanza qui dentro, gente che magari verrebbe qui a passeggio con la divisa, fungerebbe da deterrente per chi anche di giorno viene a distruggere la villa. E poi di notte la vigilanza e la videosorveglianza, un investimento importantissimo per poi prevenire e anche reprimere tali crimini.